Ben ritrovati con Decoder. Questa sera ci stiamo per occupare di due temi. Nei primi due blocchi vi parleremo delle novità che riguardano il mais spinato di Gandino e in fine invece ci interesseremo anche di nuovi progetti dell'Associazione Grani Asta del Serio. Ma partiamo dal mais spinato di Gandino. Con noi in studio abbiamo tre ospiti. Vi presento Antonio Rottigni, innanzitutto presidente della comunità del mais spinato di Gandino. Buonasera Rottigni. Buonasera Andrea. Accanto invece abbiamo Lucia Sorice, che è la referente amministrativa della comunità del mais spinato di Gandino. Buonasera. E infine Diego Fiori, chef che verrà coinvolto nel galà dello spinato. Buonasera Buonasera. Fiori. Questi sono i nostri ospiti. Innanzitutto vorremmo partire da un appuntamento importante che si è tenuto nella giornata di ieri, quando una delegazione gandinese si è recata in regione a Milano, dove è stato presentato il nuovo marchio del mais spinato di Gandino. E vediamo a tal proposito questo servizio, realizzato grazie ai contributi video realizzati da Diego Percassi e Jessica Costanzo, vediamo. Pronti? Signori, a voi il nuovo logo del mais spinato di Gandino. È un logo. Siamo qua e vi ringrazio davvero perché la vostra iniziativa dà una grandissima importanza al territorio. Attraverso il driver che è il mais spinato andiamo a conoscere la Val Gandino, attraverso bellissima iniziativa che ha avuto sindaco con l'Accademia della Carrara, nel portare i moroni, nel portare a casa il Moroni, è stata una cosa veramente eccellente che ha fatto parlare e continua a far parlare di sé questo bellissimo territorio. Un territorio che inizialmente era conosciuto solo per il tessile. Da qualche anno, da quando ci siete voi, state portando a galla le unicità, le eccellenze di un territorio che merita attenzione. Quindi il vostro lavoro per Regione Lombardia è prezioso. Qui lo dimostra la presenza dei miei colleghi consiglieri, tra l'altro consiglieri segretari della Presidenza, per cui abbiamo due persone quotate a livello regionale che ci rappresentano. La Val Gandino doveva esserci anche perché attraverso il mais spinato sta facendo la promozione incredibile dello stesso territorio. Grazie al Moroni che è tornato a casa, grazie a un sindaco molto attivo, grazie al Presidente Rottigni che rappresenta in un modo meraviglioso il mais spinato, l'associazione. Un evento che durerà 3 giorni, un evento che è pieno di iniziative che porterà sul territorio migliaia di persone, di curiosi, migliaia di persone che attraverso questa iniziativa conosceranno il territorio e diventeranno a loro volta turisti importanti che genereranno economia. Quindi grazie davvero anche perché ci hanno presentato oggi questo marchio veramente molto bello che rappresenta la terra attraverso i suoi colori. Un'iniziativa importante che la vede plastic free, ma soprattutto una vicinanza anche alla solidarietà. Quest'anno si raccoglie la passione di Yara. Quindi diciamo un evento legato cultura, alla cultura, ma anche all'anima sensibile della solidarietà e a questa genialità del Moroni, del grande artista bergamasco, ma soprattutto il benvenuto a questa nuova presentazione del mais spinato. È Regione Lombardia dover ringraziare questi grandi esempi di imprenditorialità, ma soprattutto questa passione che anima le nostre comunità e che oggi vede Gandino al centro di questo grandissimo progetto che non è solo bergamasco ma è lombardo, quindi quello anche il significato di essere qui oggi, è che è un progetto di valorizzazione di un intero territorio, non solo di un prodotto, ma di un'intera valle, della montagna e tutto quello che ci sta dietro dal punto di vista culturale, delle tradizioni. Ma noi accogliamo sempre a braccia aperte, sono un uomo della pianura, però la mia montagna, quella bergamasca, la frequento spesso le Maghe, quindi conosco queste produzioni e oggi il segnale che vogliamo dare è quello di un impegno di Regione Lombardia concreto, finché poi alle parole seguono i fatti. Montagna, la gente ci deve vivere bene. Devono rimanerci i giovani e cosa c'è di meglio che creare nuove opportunità di lavoro attraverso l'agricoltura. Beh, quando il territorio fa sinergia, il palazzo non può non fare sinergia con il territorio. Lo dicevo anche prima, questo è uno degli esempi, i 5 Terre Val Gandino sono uno degli esempi di sinergia istituzioni, imprese, tradizione, storia e quindi il palazzo e la politica deve essere a disposizione e deve valorizzare. Quando il territorio si mette insieme, promuove la tradizione, crea opportunità di lavoro, crea marketing,
accorcia la filiera, quindi promuove anche l'agricoltura, è un valore aggiunto per tutti e la politica, soprattutto quella regionale e nazionale, deve imparare ad esempi come questo. Ok, allora quindi abbiamo visto che c'è stata proprio anche una presentazione molto importante che ha coinvolto direttamente una rappresentanza anche di un certo livello all'interno di Regione Lombardia, in primis con la presenza dell'assessore regionale al turismo. Rottigni, quindi lì avete svelato quello che è il nuovo marchio del mais spinato di Gandino. Noi qui abbiamo qui nei nostri studi già una riproduzione che ci consente anche di poterla riproporre ai nostri telespettatori. Perché sentivate l'esigenza di un marchio e come è stato concepito? Ah, guarda, innanzitutto, risentendo quelle che sono le interviste, è stata una grande soddisfazione il fatto di essere in regione e di dare un feedback positivo al progetto che abbiamo fatto, un progetto che ha 12 anni, quindi dopo 12 anni diventa anche quindi importante dare una certa vitalità nuova al progetto e ai contenuti. E uno dei contenuti è ovviamente anche il marchio, che andava svecchiato, comunque è reso più attuale. Però non è solo un'attività di restyling, perché poteva essere comunque il fatto di fare un marchio lo rende un po' più moderno, ma è proprio il fatto di voler creare un marchio di tutela. Quindi, visto che il progetto del mais spinato ha portato avanti una serie di iniziative, è stato una startup ed è ancora una startup che ha aperto tutto un modo adesso di vedere la biodiversità, di approcciare all'agricoltura in un modo sostenibile, in un modo legato anche alla natura, e ha portato anche una serie di iniziative. Allora diventa importante tutelare sia quello che è il prodotto legato al mais, ma anche quello che è tutto il valore intellettuale che ci sta all'interno di questo progetto. Quindi questo logo sarà attivato dal 2020, sarà attivato anche con l'avvio di un sito internet nuovo, quindi rifaremo quello che è il sito, proprio anche per dare maggiori informazioni a quelli che sono gli utenti relative ai prodotti, quindi ai veri prodotti di mais spinato, e andrà a rafforzare quella che è anche proprio la parte di certificazione, perché ovviamente non nascondo che, come tutti i prodotti che hanno fatto scuola o comunque hanno aperto una strada, poi ovviamente sono anche oggetto di ispirazione, ma a volte l'ispirazione diventa un po' troppo, come si dice, una copiatura. Quindi magari si rischia anche di trovare prodotti con un'etichetta simile o quant'altro. Quindi diventava importante anche garantire che chi compra il nostro prodotto ha la certezza effettiva di quello che acquista, perché acquista un qualcosa che è stato fatto in una certa maniera. Quando si coltiva c'è tutto un discorso legato anche a slow mais e a un approccio, una serie di valori che vengono introdotti in quella che è l'agricoltura, quindi noi coltiviamo in maniera naturale, quindi biologica, ma oltre, con un rispetto della terra, delle coltivazioni, che poi se c'è tempo ti spiegherò, però comunque con un dettaglio. È un approccio molto molto naturale, quindi abbiamo le rotazioni e così via. Il prodotto deve essere per questo motivo tutelato. Ecco, allora veniamo proprio a questo marchio. È chiaro che c'è un richiamo a un simbolo riconosciuto da tutti i gandinesi, ovvero il drago. Esatto. Che è all'interno appunto del gonfalone anche del comune, e poi c'è la pannocchia del mais spinato di Gandino, quindi anche abbastanza semplice ma immediato. Sì, l'importanza era avere un'immediatezza anche nella lettura del marchio, e poi ovviamente anche una salvaguardia di quello che era l'aspetto storico. Non potevamo non partire da quello che era il territorio, perché giustamente il drago ci ha accompagnato proprio anche nei primi anni, nei primi momenti, con anche una serie di iniziative importanti, e quindi la territorialità è fortemente riconosciuta all'interno del marchio. Ovviamente il drago fa una S di spinato, per cui richiama un po' quello che è anche il prodotto. Si incrocia con una foglia, con il verde, che ha due significati, quindi tutta la parte legata all'agricoltura, alla natura, ma è anche tutto il verde legato alla sostenibilità, perché
è uno degli elementi importanti e fondamentali della nostra vision, della nostra mission come associazione. Ovviamente poi c'è il chicco appuntito, che è quello che caratterizza il nostro mais, e anche la scritta vedete che ha una grafica all'interno, perché se ci fate caso i puntini delle I sono i chicchi di mais, quindi hanno proprio la parte spinata, la punta, ma anche le altre lettere come la A o la O richiamano un po' quelle che è la foglia, lo scarfoglio, per cui o le brate, se possiamo dirle in italiano, ma le foglie del mais. Quindi proprio anche nella grafica e nella calligrafia c'è proprio un richiamo a quello che è il prodotto. Quindi apparentemente semplice, ma molto elaborato, sì, con diversi dietro un bel studio. E tanti significati. Bene, allora, poi ovviamente questa presentazione di questo nuovo importante marchio del mais spinato di Gandino avviene ormai alle porte di un altro importante appuntamento, che è il Galà dello Spinato, e qui coinvolgiamo Lucia Sorice. Una manifestazione molto articolata, con tante iniziative, quindi più giornate, andrà proprio a interessare il centro storico del paese con diverse attrattive. Insomma, proviamo un po' a descrivere le giornate che vanno da giovedì 26 a domenica 29 settembre. Esatto, come hai detto tu Andrea, il Galà dello Spinato si inserisce in un progetto, i giorni del Melgotto, che appunto inizieranno in questi giorni e finiranno il 13 di ottobre. Il Galà dello Spinato si svolge nel borgo storico del comune di Gandino e sarà una grande isola pedonale. Suddivideremo questa isola pedonale in tre grosse aree che abbiamo appunto, alle quali abbiamo dato un nome: il Palaspinato, che costituisce appunto un grandissimo tendone dove si potrà cenare. Cenare e la domenica anche pranzare. Sarà una cena, possiamo dire, raffinata, dove ci sarà servizio al tavolo dei ragazzi della scuola dell'Istituto Alberghiero Sonzoni E qui avete coinvolto anche lo chef, probabilmente, che dopo poi sentiremo. Esatto. E poi avremo anche uno show cooking al Palaspinato. Poi abbiamo la seconda area, che abbiamo chiamato area eventi, che si svolge nel parco comunale, e è un'area, diciamo, un pochino più informale, popolare, dove ci sarà la possibilità di mangiare grill food, drinks, e sarà appunto il palcoscenico musicale. In ultimo, e non è per questo meno importante, è l'area Expo, che sarà nell'antica piazza municipale a pochi passi dalla Basilica, e che sarà teatro appunto di show cooking, mercatini, e dove potranno essere assaporati i prodotti appunto a base di spinato. E perché no, anche arte, perché, come aveva anticipato Andrea, abbiamo un ospite importante, che è la tela del Moroni, la deposizione del Cristo nel sepolcro, e quindi anche per questo ci saranno delle visite guidate con delle aperture straordinarie proprio nei giorni del Galà. Possiamo partire con il giovedì sera. Il giovedì sera avremo un aperitivo informale nel Palaspinato e con una presenza molto importante, lo chef Bobo Cerea, uno chef stellato appartenente appunto alla famiglia di Vittorio Cerea, che sono una grande famiglia importante per la ristorazione e per l'accoglienza. Invece all'area eventi avremo una animazione a cura del Life, della scuola di ballo di latinoamericano Life Dance e studio salsa. Queste due scuole faranno delle dimostrazioni con i loro corpi di ballo, e comunque sarà un coinvolgimento per tutta la popolazione. Ovviamente il taglio del nastro sarà al Palà dello Spinato, e faremo l'inaugurazione appunto di questa manifestazione, e ci saranno anche delle personalità presenti, probabilmente anche dei consiglieri appunto della regione Lombardia, che hanno sostenuto appunto questa nostra manifestazione. Possiamo passare alla serata del
Ecco, prima di continuare con i prossimi giorni, giusto ancora un passaggio con Rottigny, di fatto con il Galà dello Spinato ci sono eventi dedicati alla cucina con il coinvolgimento di chef, spettacoli musicali, degli angoli dedicati alla cultura, grazie alla presenza anche della Pala del Moroni che ha fatto ritorno a Gandino, e un'area espositiva, ad esempio nell'area espositiva che avete coinvolto? Ma allora abbiamo un po' quella che è la rappresentazione di quelle che sono le eccellenze del territorio locale, quindi come diceva Lucia si parte da quelli che sono i prodotti a chilometro zero e poi ovviamente c'è anche una parte legata a quelli che sono gli artisti. Domenica abbiamo il contest d'arte estemporanea proprio perché diventa importante quello di collegare il Galà a un qualcosa che va oltre la sagra. Infatti il nome era cambiato perché il Galà si porta con sé tutta una serie di attività che servono a mettere a terra quello che è il concetto di sostenibilità, e il tema di quest'anno è proprio coltivare con arte. Perché? Perché lega questo con il Moroni, ovviamente con la parte eccezionale di questa esposizione del Moroni, ma con tutto quello che è legato anche a far crescere quelle che sono le nuove generazioni. Quindi diventa molto importante coinvolgere, come si diceva prima, i ragazzi della Belghiera del Sonzogni, ma anche i ragazzi dell'Italia Music Academy, quindi le nuove speranze del panorama musicale italiano con Fabrizio Frigeni. E quelli che sono anche gli artisti in erba. Quindi uno degli obiettivi è proprio quello di essere un laboratorio per questi giovani per poter esprimersi e dare a loro delle aree, quindi aree eventi, aree expo, dove questi ragazzi, perché poi alla fine noi facciamo anche tutta questa attività proprio anche per dare una prospettiva ai giovani, cioè si fa anche per noi, ma uno degli obiettivi è quello di creare proprio prospettive per i giovani, quindi dare anche a loro un palcoscenico sul quale poter esprimere e potersi raccontare. Questa è un po' la modalità. L'altra cosa importante che... Ecco, dobbiamo fermarci per una breve interruzione e continuiamo tra poco. Grazie. Rieccoci in onda. Prima dell'interruzione ho interrotto Rottigny che stava per accennarci anche l'importanza delle ricadute in termini di sostenibilità. Sì, esatto, perché uno degli obiettivi del Galà è proprio quello di mettere a terra quelli che sono i concetti di sostenibilità. Perché tutti parlano di sostenibilità ed è una cosa che ormai è diventata d'uso comune, però un conto è parlarne, un conto è farla. Allora diventa importante anche quindi applicare, perché poi la sostenibilità va misurata e si posa su tre elementi fondamentali, cioè quella sociale, quella economica e quella ambientale. Quindi il Galà si prefigge proprio di dare delle risposte concrete. Per quanto riguarda la sostenibilità sociale, quindi c'è tutta la parte di cooperazione che viene fatta e che permette a tutte le associazioni del territorio di poter operare in maniera univoca, per cui diventa un grosso elemento di aggregazione territoriale. E ovviamente poi c'è la parte anche economica, perché giustamente dà prospettive di sviluppo per chi vuole fare una parte di imprenditoria o comunque dà spazio anche ai nuovi imprenditori. E tornando nel sociale c'è anche una parte legata molto alla solidarietà, per cui diceva anche prima dell'intervista l'assessore Magoni che il Galà nasce anche per fare beneficenza, per cui l'anno scorso era UNICEF, quest'anno abbiamo scelto la passione di Iara proprio perché diventa importante collegarsi con questo messaggio. E tra l'altro ci sarà anche un'anteprima perché a livello anche nazionale, perché il coro della passione di Iara debutterà proprio a Gandino. È una iniziativa che partirà a gennaio a livello nazionale tramite Fabrizio Frigeni, tramite IMA, però è stato scelto di fare in Gandino un piccolo assaggio, quindi un debutto. E poi l'ultimo elemento legato alla sostenibilità che è quella ambientale, quindi tutto il Galà è plastic free. Noi ovviamente legato a quello che è la nostra vision abbiamo nei nostri valori il fatto di un'agricoltura naturale, per cui ovviamente dobbiamo essere coerenti con quello che è il nostro modo di essere, quindi tutta la parte legata quindi alla plastica sarà bandita, avremo tutti stoviglie in vetro dove possibile o posate normali, quelle in metallo, però tutta la parte dell'usa e getta è tutta compostabile, riciclabile e
proprio perché diventa importante che anche nelle azioni si dia un concreto messaggio su quello che è rispetto per il pianeta. Allora, veniamo allo chef Diego Fiori. Innanzitutto lei è stato coinvolto direttamente, poi ci dirà anche cosa di fatto farà, ma poi ci sono anche dei suoi colleghi che verranno come ospiti, giusto? Esatto. Allora, 3 anni fa l'amico Antonio mi incontra per la strada e mi dice: voglio fare qualcosa col mais spinato, mi daresti una mano? E siamo partiti. Siamo partiti così un po' sprovveduti, ma alla fine è andata bene, tant'è che questa edizione la stiamo curando per filo e per segno, e anche con gli ospiti che abbiamo avuto anche l'anno scorso importanti, quest'anno penso che tocchiamo proprio un'alta qualità. Ad esempio, il taglio del nastro, come diceva prima la Lucia, viene fatto da Bobo Cerea, che tutti, penso che in Bergamasca tutti conoscono chi è Vittorio Ristorante, sono chef stellato, è uno chef stellato, quindi fa piacere che sia lui ad aprire questo galà. Poi abbiamo Carlo Beltrami, venerdì come ospite e come show cooking, che ci cucinerà un dolce creato apposta per questo galà, che poi noi potremo servire anche ai nostri ospiti, quindi lo farà lì in diretta e poi verrà servito agli ospiti. E poi abbiamo Marcello Coronini, che praticamente con la moglie è l'inventore della cucina del senza grassi aggiunti, senza zuccheri aggiunti, è una cosa abbastanza particolare ma molto gradita, tant'è che sabato faremo una ricetta presa dal loro libro, che sarà un hamburger senza sale, però condito con del taleggio. Cioè lui praticamente, invece di insaporire col sale, che il sale copre i sapori e non insaporisce, utilizza l'orto, diciamo così, a esaltare il gusto poi della carne piemontese piuttosto che. E poi per finire avremo Daniele Zennaro, che è un chef 3 stelle Michelin, veneto credo che sia, e lavora a Venezia, e ci ha creduto, tant'è che ha preso le ferie apposta per venire da noi a fare uno show cooking, e anche lui lì in piazza farà una sorta di seppia colorata e quant'altro. Per quanto riguarda invece il servizio al tavolo, come diceva Lucia, abbiamo preso già da 2 anni delle scuole alberghiere, proprio per dare un'impronta di galà, diciamo così. E l'anno scorso è venuta l'Academy di Bergamo, che è sponsorizzati dai Cerea, tra l'altro, e con i maître della sala hanno servito ai tavoli. Quest'anno ci siamo rivolti alla scuola di Nembro, che è un distaccamento della San Pellegrino, e anche lì vengono con i loro maître, quindi sarà un tendone, però sotto il tendone tavoli rotondi, tovagliato, bicchieri di vetro, insomma è una cosa un po' particolare. Un ristorante diciamo sotto il tendone. Un vero e proprio galà. Esatto, esatto. Si cerca di restare proprio allineati anche ai termini che usate. Ecco, ci sono anche alcuni ospiti legati al mondo della cucina, dei giornalisti, dei personaggi che comunque studiano, non so se Lucia ce li vuole ricordare. Allora, saranno presenti degli ospiti molto importanti, tra l'altro anche i nostri amici, e li avremo soprattutto nelle giornate di sabato e di domenica in piazza, appunto nell'area Expo, dove sarà presente anche l'Ecocaffè, e avremo appunto degli talk show alla presenza di Coronini e la moglie. Coronini appunto giornalista e fautore della cucina del senza, appunto senza grassi, senza sali e senza zuccheri. E poi avremo la Silvia Tropea, che anch'essa giornalista e autrice di libri su enogastronomici. Silvia Tropea Montagnosi, il 28 settembre. Esatto. E poi Riccardo Lagorio, anche lui un giornalista appunto in ambito enogastronomico. Che altro dire? Non so se abbiamo dimenticato qualcosa delle giornate di venerdì, sabato venerdì, e domenica. Come aveva accennato Diego, il Palaspinato appunto sarà una cena, diciamo, di
di gran serata. E una particolarità che appunto è sfuggita nella descrizione di tutti, avremo la cucina a vista, quindi è una dimostrazione appunto dell'eccellenza e della qualità, dove tutti avranno modo appunto di vedere. E venerdì sera al Palaspinato avremo, come aveva accennato Diego, come ospite d'eccezione, ormai una star tra i pasticceri italiani, Carlo Beltrami, che presenterà questo dolce, abbiamo appunto chiamato Quando lo spinato diventa dolce. E invece all'area eventi avremo un gruppo molto importante che animerà la serata appunto in quest'area dinamica, che sono i Blascover. E poi continuiamo con la giornata del sabato. Sabato sarà una giornata ricchissima e ci saranno le aperture, come dicevo prima, straordinarie per la visita appunto alla tela del Moroni, la deposizione di Cristo nel sepolcro, e sarà ospite appunto questi nostri amici dello spinato, e dove potremo poi scambiare appunto anche con i gandinesi, perché no, la presenza di Eco Caffè, delle varie opinioni sul territorio, sulla nostra manifestazione. E invece per la cena avremo come sempre la serata particolare al Palaspinato, e invece all'area eventi abbiamo come ospite la Scuola Italiana Music Academy di Fabrizio Frigeri. Come diceva Antonio, gli alunni saranno coloro che saranno poi, diventeranno famosi nel mondo della musica, e come nello staff diciamo che ci sono anche ragazzi giovani e giovanissimi che hanno già partecipato a dei talk show televisivi. E in coda all'evento si esibirà per la prima volta il coro della Passione di Yara, e quindi anche qui per noi è una grande soddisfazione insomma essere ospiti di questa scuola. Che altro dire, continuiamo poi con la domenica in piazza nell'area Expo avremo ospite il concorso d'arte Art Extemporanea Contest, è rivolto agli artisti dai 16 ai 45 anni e le iscrizioni sono ancora aperte, e coloro che sono interessati potranno trovare il regolamento e i moduli di iscrizione sul sito del Comune di Gandino e appunto per mettersi in gioco in questa giornata. Ospite d'eccezione, come diceva Fiori, è lo chef Daniele Zennaro, che si esibirà in tarda serata, e il pomeriggio sarà animato è come se potessimo tornare indietro un po' nella storia. Abbiamo degli ospiti particolari, ci sarà il Baguette, che sono gli antichi, un gruppo musicale di questo strumento particolare della Val Gandino di Casnigo appunto, e poi avremo i Sifoi di Bottanucco, che suoneranno questo strumento musicale detto organi, se non sbaglio, e con musica, diciamo che sono strumenti di legno, diciamo che continuiamo con l'animazione di questa musica con i burattini di Virginio Baccanelli, che è un artista che scolpisce i propri burattini e crea le scenografie e l'animazione nel territorio, in un laboratorio che è situato appunto nel territorio di Gandino. Che altro dire, gli eventi sono tantissimi, quest'anno abbiamo un libretto di 56 pagine, magari abbiamo dimenticato qualcuno, ci scusiamo, però gli eventi sono talmente tanti. La finale con la terza, che sarà una parte narrata con e musicale, proprio dove si parlerà di quelle che sono le tradizioni bergamasche, con anche una parte legata alla gandinesità, quindi anche quello è uno spettacolo molto importante che sta portando in tour in Bergamasca da un po' di tempo, e quindi era anche giusto che Gandino, che è citato in questo spettacolo, abbia
la possibilità di ascoltare questo bellissimo intervento di Gabriele La Terza. Quindi domenica 29 settembre alle ore 21, come sempre a Bergamo, Gabriele La Terza e poi anche con Savino Acquaviva e Filippo Acquaviva. Sì. Ecco, allora, sempre tornando un po' all'arte, il Vitruviano di Ivano Parolini, non so se possiamo anche dire qualcosa anche su questo, quindi c'è anche qualcosa di particolare da ammirare? Beh, Ivano è un artista a tutto tondo ed è molto particolare nelle sue opere ed è molto espressivo. Il Vitruviano è proprio una serie di fotografie legate quindi all'ambiente e legate al rapporto tra la plastica e il mondo, quindi l'uomo, la plastica, comunque questo problema che sta attanagliando il pianeta, e si sposa bene in quello che sono sia la parte di contest artistico ma sia quella che è la parte di messaggio legata quindi alla sostenibilità. E allora abbiamo chiesto a Ivano l'opportunità, la possibilità di poter esporre la sua opera, lui è stato felicissimo e anche questo dà lustro a quello che è il gala, proprio perché diventa importante trasmettere molti molti messaggi, quindi la buona cucina è uno, e ovviamente quando si è a tavola l'animo è più preposto a ascoltare, a prendere una serie di messaggi. A noi sta mettere intorno a questa tavola questi messaggi che vogliamo poi trasmettere agli ospiti che verranno a Gandino in questo periodo qui. Ecco, allora dobbiamo anche ricordare che tutto ciò è organizzato nell'ambito delle giornate del Melgotto, sì. Quindi anche lì c'è un ricco calendario di appuntamenti, dovremmo stare qui a parlarne per ore e ore, non so se vuole ricordare qualcosa Rottini, magari anche di qualche altro imminente appuntamento. Velocemente, quindi i giorni del Melgotto coprono i 5 comuni, sono appuntamenti da una parte scientifici e legati quindi anche all'approfondimento e una parte ovviamente legata alla scartocciatura. Per quanto riguarda gli appuntamenti scientifici, voglio ricordare il corso di coltivazione dell'orto in modo bioattivo del 5 di ottobre, qui è un corso quindi a iscrizione, numero chiuso, e verrà tenuto in biblioteca dal professor Battiata di Firenze, che è un luminare in questo tipo di coltivazione. Quindi, come dice lui, è un corso che va oltre il biologico. E poi abbiamo un incontro a Peia il 10 di ottobre con la Coldiretti, dove anche esponenti sia della regione ma del territorio andranno a parlare di quello che è un problema che è legato ai cinghiali, comunque legato alla gestione della fauna selvatica, perché ovviamente è collegata anche ai campi di mais o alle coltivazioni. Abbiamo all'EFE un bellissimo incontro con Luca Giupponi dell'Unimont, dell'Università della Montagna di Edolo, e Gabriele Rinaldi, direttore d'orto botanico, con anche un collegamento con quello che fanno in altri territori, quindi ci saranno gli amici della Val Brembana per vedere quello che sono i progetti legati alla biodiversità. Avremo a Cazzano una bellissima inaugurazione, perché i ragazzi delle elementari hanno fatto un orto didattico, per cui vedi che fin da piccolini uno degli obiettivi è quello di portare i ragazzi a questo tipo di approccio legato alla natura. E l'ultima cosa importante è Gandino, il disciplinare, che va a collegare quello che è il mais per la alta e media valseriana, quindi anche qua un lavoro di unione con quelli che sono il mais di Rovetta e il mais di Clusone. Quindi, come vedi, il mais è un elemento di aggregazione e di fare squadra. Molto bene, allora noi ringraziamo i nostri ospiti che ci hanno innanzitutto presentato il marchio del mais spinato di Gandino e le numerose iniziative in programma con il galà dello spinato, ma anche con i giorni del Melgotto che nel frattempo continuano anche nei comuni vicini. Grazie, Decoder non termina qui, dopo l'interruzione cambieremo argomento e ci occuperemo delle novità che riguardano invece i grani dell'asta del Serio. Grazie, a tra poco.